Salve a tutti sul mio canale, oggi riprendiamo l'argomento della stampante laser. In particolare andiamo a parlare dei software di gestione, perché comunque della stampante sì, non c'è molto da parlare. Però prima di questo vi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un like. Il programma in questione che andremo a utilizzare è un programma free, più evoluto rispetto al software nativo che ci danno insieme a questo tipo di stampante. Adesso andiamo un attimo a vedere. Il software in questione è il Laser GRBL. In questo caso sto utilizzando la versione 4.6. Vi faccio già la premessa che non riesco a collegarlo alla mia attuale stampante laser, perché io ho effettuato un aggiornamento del firmware incompatibile con questa versione. Comunque ve lo vado a illustrare. Le impostazioni da utilizzare, andando in configurazione impostazioni, sono queste qui. Quindi nell'utilizzo del protocollo sono queste le voci da utilizzare, questa qui l'ultima da rimanere in bianco. La stessa cosa, impostazioni immagini raster, utilizzare solo la prima, gli altri lasciamo in bianco, e questo come come ci è stato dato da installazione. Fatto questo, dovete andare in configurazione. Qui praticamente si entra all'interno del firmware. Quali sono i valori, le impostazioni da utilizzare qua dentro? Sono quelle riportate dal sito. Questo software che vi faccio vedere, che potete vedere qui, io non ve lo mostro, ve lo spiego, perché è incompatibile con questa stampante già da molte versioni fa di firmware. Purtroppo da questa versione di firmware che è subentrata non funziona più neanche questo qui. Per far funzionare questo software, che è totalmente gratuito, in questa stessa pagina vi viene indicata qual è il firmware da utilizzare. Aspettate, vediamo, sì, e poi questo link ve lo metterò in descrizione. Ecco qui. No, qui vi dice, sì, esatto, in questa vediamo se ci riesco. C'era scritto da qualche parte qual era il firmware da utilizzare per questa stampante qui. No, non lo vedo. Vediamo, Laser per Windows. Qui vi riporta al sito dove scaricare questo programma qui. Però non dice qual era il firmware da utilizzare. Oh, vabbè, se lo riesco a trovare. Ah, ecco qui, lo riporto in giù, in basso. Lo porto a fine pagina. Vediamo se ci riporta anche nei dettagli. No, non ci dà i dettagli. Ci riporta un'altra pagina. Questa è un'altra cosa. Comunque, per il firmware dovete andare a scaricare questo software e da qui andate a scegliere il firmware adatto per questo tipo di software. Adesso vi mostro le caratteristiche di questo software rispetto alla versione nativa. Allora, se vi ricordate bene, la versione nativa era alquanto limitata, perché i file che potevate caricare sopra erano solo JPEG o quelli di AutoCAD, che dall'altra parte dovevate preparare nella stessa forma o rotazione della stampante. Non potevate girare l'immagine CAD e adattarla al piano. Invece in questo caso qui io posso caricare diversi tipi di formato, dal CNC a TAP, GCOID, NC, Bitmap, PNG, JPEG, GIF e ovviamente gli SVG, che sarebbero i file utilizzati nello specifico per il laser, ma sono file vettoriali. In più è possibile utilizzare, vediamo se c'era qui, no, qui non c'è. Comunque
il grande vantaggio è quello di andare a utilizzare le immagini secondo le nostre necessità. Ne prendiamo una qualsiasi, amore, va. Questa qui, apri, ok. Il grande vantaggio è quello di sfruttare a meglio l'immagine cercando di realizzare un effetto sul legno, come se andassimo a utilizzare la tecnica pirografica. Infatti da qui è possibile con vari parametri andare a creare l'effetto che vogliamo con il laser. In pratica qui andiamo a lavorare dal colore al bianco e nero, perché con il laser lavoriamo con la tecnica della bruciatura. Ricordiamoci che il laser va a bruciare il legno, quindi o mettiamo un sistema automatico o andiamo personalizzato e muoviamo noi i parametri. Questo solo se siamo molto esperti a riguardo. Con il bianco, ecco qui, più andiamo ad utilizzare il bianco, meno sarà la bruciatura sul legno, quindi si vedranno più i tratti chiari dell'immagine. Fatto questo, avanti. Qui ci chiederà ovviamente la velocità e vari parametri, questi sono tutti da sperimentare. Ok, creo, eccola qui l'immagine. Questo sarà il laser nel modo in cui si muoverà e il modo in cui andrà ad accentuare diciamo così il fuoco sul legno, e ovviamente darà quello che è l'effetto desiderato. È un video molto breve, è giusto per farvi vedere che esiste un'alternativa valida rispetto a software nativo che ci danno insieme alla stampante. Diciamo che è molto più evoluto rispetto al software originale. Per utilizzare questo software non è complicato, è in italiano, potete andare anche su internet, ci sono dei video tutorial che vi spiegherò bene come utilizzarlo. La limitazione in questo software è la capacità di decidere sui layer. In pratica, se voglio come un po' come volevo fare con i Nager, in pratica un disegno lo voglio fare e poi tagliare, non lo posso fare. In pratica devo creare un'altra configurazione, lasciare il pezzo lì sotto al laser e buona fortuna lui possa incidere, tagliare nel punto che avevo deciso io. Per questo invece vi mostrerò la prossima volta un software, e qui andremo nei dettagli, perché è il software che sto utilizzando ormai da tempo, da quando ho messo le mani a questa stampante. La difficoltà maggiore che ho avuto con questo software è trovare la configurazione ad hoc e farlo funzionare con questo tipo qua, proprio come funzionerebbe con il software nativo. Quindi il primo video che vi andrò a mostrare è come impostare, come inserire i parametri. Poi con il secondo video successivo andremo a parlare su come utilizzarlo con il software, visto che ho la mano. E proprio parlando di questo materiale, come utilizzarlo, un'altra caratteristica del questo software che vi ho mostrato, una testa di questo software, è la possibilità di poter avere un database dei materiali. Qui avete la possibilità di poter caricare tutti i materiali possibili immaginabili, tra il legno, il metallo, la plastica, e avere già delle impostazioni diciamo così di riferimento, perché questo qui si basa su un laser di piccola potenza. Noi stiamo utilizzando un laser da 5 watt e 5, una potenza molto più elevata, quindi questi parametri vanno utilizzati come punto di partenza. Invece con il software che andremo a vedere la prossima volta, questo database lo dovete creare da zero. Vabbè, io poi al limite vi do un database di partenza che ho utilizzato io, cioè che ho creato io. Detto questo, vi lascio a voi una buona giornata, e vi raccomando, condividete il video, lasciate un like, e vi raccomando, l'ho detto già prima, iscrivetevi, ho bisogno della vostra partecipazione per far crescere il canale. A voi una buona giornata.